Sì, devo cambiare argomento e tornare alla questione coronavirus. Lei ieri aveva chiesto indirettamente al presidente De Luca più chiarezza sui dati. Nella sua diretta del venerdì, il presidente De Luca ha, insomma, voluto spiegare questo enorme aumento dei contagi che si è registrato in Campania negli ultimi giorni. L'ha convinta la spiegazione che ha dato? Ha due considerazioni. La prima, un linguaggio diverso del presidente, in parte. Quindi vuol dire che ha capito che è finito il momento dei proclami terroristico-allarmistici minatori. Secondo, i dati non arrivano e non possono essere sostituiti dalle parole su Facebook senza contraddittorio del presidente De Luca. Noi continuiamo a esprimere anche profonda insoddisfazione e indignazione per il fatto che non partecipiamo ai tavoli in cui si prendono le decisioni più importanti, e non può essere sostituito dal delegato dell'ANCI, con tutto il rispetto del delegato dell'ANCI. Stiamo parlando della città di Napoli, della città metropolitana, 3 milioni e mezzo di abitanti, 56% della popolazione campana. Ma soprattutto ci preoccupa che noi i dati non arrivano. Noi ogni giorno arrivano dei numeri, che ovviamente purtroppo non sono numeri all'otto, ma sono persone, ma con cui noi non possiamo costruire un nostro contributo di ulteriore concretezza. Noi potremmo prendere, per esempio, delle iniziative molto efficaci anche da parte nostra sulla prevenzione, il contenimento, anche azioni certe volte, come dire, restringenti, se ci sono dei focolai. Ma se questo non viene fornito, o non viene fornito perché non si vuol fornire dati, e questo sarebbe oltremodo grave, non lo voglio nemmeno prendere in considerazione, anche se dei segnali in questi mesi di tener nascosti dei dati alla nostra città li abbiamo avuti, dati concreti, ma se invece non si è in grado, questo mi preoccupa in maniera diversa, ma allo stesso modo, perché se dopo tanti mesi dalla pandemia non si è in grado di rafforzare i laboratori che fanno tamponi, di non rafforzare le risorse umane in grado di fare una mappatura epidemiologica, se non si sta più dietro agli infetti, se bisogna aspettare giorni per fare un tampone, giorni per avere i risultati, se non si seguono più i contatti diretti, è chiaro che questo ci preoccupa moltissimo. Perché poi qual è l'effetto collaterale di questa inadeguatezza in preparazione? Che si arriva alle misure estreme e si scarica sul cittadino la responsabilità. Siccome non si è in grado di star dietro al virus, e invece si potrebbero dopo 7 mesi fare molti più passi davanti, si arriva alle ordinanze come quella dell'altra volta, e in 24 ore devi spiegare a gente che ha organizzato a 2 anni un matrimonio che deve rinunciare. Quindi questo è un modo di governare che non ci vede d'accordo. Noi vorremmo invece più cooperazione tra la regione e il comune, tra la regione e la città metropolitana. Mi pare una cosa ovvia. Invece questo crea evidentemente una funzione assolutistica della regione Campania, con i danni ormai alla salute che stiamo vedendo tutti. Finita la stagione della propaganda, ormai il presidente non può più raccontare la storiella che lui è stato il salvatore della patria, della salute dei campani napoletani. Se finora ce l'abbiamo fatta è grazie ai medici, agli infermieri, ai cittadini campani e napoletani, nonostante il modo in cui è stata governata politicamente la sanità pubblica in questi anni. Bene.